Per questa puntata di Tra le dita facciamo un'intervista senza glutine. Partiamo così, così siamo più meno dolci. Non è mica vero che siamo meno dolci poi alla fine, siamo solo più attenti, più salutisti, più salutari. Allora, l'artusi senza glutine sembra una cosa quasi impossibile, invece è vero, e c'è la possibilità di mettere in campo quelli che sono i sapori, rimangono tali, però si può stare un attimino più attenti, che poi è un benessere generale. Sì, assolutamente. Questo libro io l'ho dedicato proprio a mio figlio, che è celiaco come me, tra l'altro, quindi alle persone che hanno un'intolleranza al glutine, dalle celiache a pure quelle che non vogliono mangiare senza glutine. Quindi ho preso l'artusi, l'ho rimodificato scambiando solo la parte del glutine in senza glutine. Però anche, sempre gustoso. Sempre gustoso, anche perché a volte noi non ce ne accorgiamo, ma sono cambiate un po' le modalità, soprattutto chimiche dei prodotti. Quindi il glutine negli ultimi anni, ne siamo venuti a conoscenza, negli ultimi decenni magari, però è un problema che probabilmente ci siamo portati dietro per generazioni. Magari avevamo problemi che non ci rendevamo conto di cosa potesse incidere, e invece bastava essere solo un po' attenti e accorti. Oggi è brutto dirlo, un po' ci avveleniamo, queste situazioni invece ci aiutano un attimino a stare un pochino più sulla soglia dell'attenzione. Attenti, infatti io quello che dico sempre è di fare la dieta senza glutine, ma condotta con rigore, cioè senza sgarri, proprio per le persone celiache. E qui è una cucina di casa, quindi una cucina casalinga dell'Artuse, quindi di tradizione, fatta con dei prodotti buoni, ma senza glutine. Infatti il libro ha avuto il patrocinio di Casa Artuse, che mi ha dato la possibilità di stare sull'originale delle ricette. C'è nessun celiaco in casa? No, in casa Artuse no, in casa mia sì. Hanno patrocinato, vuol dire che hanno riconosciuto la validità del progetto. Sì, infatti all'inizio pensavano che fossi pazzo, perché nessuno aveva mai cambiato l'artusi, perché secondo Casa Artusi l'artusi non si cambia, ma se sei celiaco lo cambi. L'artusi è la base, questo va bene, non cambiare le tradizioni, va bene rimanere consolidati in quelle che sono le ricette classiche, eccetera. Però cambiano i tempi, cambiano le modalità, cambiano i prodotti vegetali, i prodotti animali, eccetera. Quindi c'è purtroppo, come dicevamo un po' all'inizio, si è modificato nel percorso. Quindi è un passaggio quasi obbligato, a parte i celiaci, ci sono quelli che hanno mai le intolleranze alimentari, sono talmente tante come le latticine, cioè sono talmente tante e anche disconosciute, nelle quali oggi dobbiamo stare maggiormente attenti. Ma dobbiamo stare anche sempre attenti, anche perché comunque mangiamo quasi sempre fuori, quindi dobbiamo sapere a cosa siamo allergici, soprattutto. È un terrazzo grandissimo, per quello sì, a casa mia si mangia bene, però questo costa un po', perché costa tempo, costa prendere delle materie prime buone e fare un riferimento alla tradizione. Per me la tradizione mangiare bene è l'artusi, in Romagna è così. Anche perché si può mantenere le tradizioni anche di prodotti che oggi sono magari meno popolari, sono un po' demonizzati, no? Se andiamo su alcuni prodotti, soprattutto del settore dei suini, eccetera, sono un po'. Invece non è vero, alla fine si tratta sempre di quantità e di qualità. Beh, cambiare deve essere un fatto quotidiano, cioè avere un'alimentazione diversa. Qui ci sono 150 ricette che noi a casa nostra mangiamo di regola, quindi non è solamente un'alimentazione, l'artusi per la domenica o per Natale, insomma, ma è una cucina di tutti i giorni, e quindi è importante, cioè, fare riferimento a un manuale, perché non è un libro l'artusi, è un manuale di cucina a questo livello, insomma. Senti, nella grande distribuzione come ci si confronta? Perché lì è stato forse il passaggio più difficile, quello di trovare i prodotti, trovarli in linea e trovarli nella distribuzione organizzata, nella grande distribuzione, per arrivare poi a portarli sulle nostre tavole. Guarda, ti faccio una citazione di Artusi che a me fa sempre molto ridere, ma che dice che le due fasi, le due funzioni principali della vita sono la nutrizione e la propagazione della specie. Quindi ti fa dire proprio la nutrizione com'è importante adesso e che business c'è dietro, soprattutto per il senza glutine, che ha dei costi non bassi. Però nella grande distribuzione oggi come oggi si trova quasi tutto, invece 16 anni fa, che ero celiaca, quando sono diventata celiaca io, era un po' più problematico, ma non così tanto come tempo ancora indietro, quindi è tutto fattibile, insomma. Anche perché 16 anni fa hanno scoperto che era celiaca, probabilmente 32 anni fa non si immaginava neanche. Guarda,
a quell'epoca, 32-30 anni fa, si vendeva solo la farina a Bologna. Quindi da Forlì, mi ricordo le signore, mi dicevano che prendevano il treno, venivano a Bologna, prendevano sta farina in questa farmacia, ma non è che ti dicevano come usarla. Quindi tornavano a casa, usavano questa farina che buttavano via praticamente perché non veniva niente, e speravano che ce ne fosse dell'altra più avanti. Quindi insomma il mondo è cambiato in una maniera esagerata. L'evoluzione della specie, l'evoluzione della tavola, anche perché, come dicevamo, è il prodotto stesso che cambia il nostro metabolismo, quindi il nostro organismo, e una volta queste disfunzioni alimentari, che non sono neanche disfunzioni, queste differenze alimentari erano considerate quasi dei difetti, quasi delle malattie. Oggi invece sono talmente molto diffuse che ci fa chiedere il perché c'è questo. Beh, una volta non erano curate, quindi si poteva anche morire di brutte malattie, insomma, quindi bisogna stare sempre attenti e condurre la dieta con rigore innanzitutto. Ma per me la celiachia cosa è stata? Per me è stata un'opportunità, perché mai avrei pensato di scrivere un libro. Quindi con questa opportunità che per me è stata, ho fatto, per me è un sogno, per mio figlio, ma anche per me, insomma, quindi è un'opportunità. È stata un anello di congiunzione della famiglia, no? un rafforzativo di un dialogo. Guarda, in famiglia a fare questo libro io facevo le ricette, mio marito le impiattava e faceva le foto con la macchina fotografica, e i miei figli aspettavano di fare sta foto e mangiarsi queste ricette, no? Sbraitando, quindi in famiglia proprio, molto simpatico. Quello che diciamo all'inizio è che poi togliamolo dalla mente di persone più modeste culturalmente, non c'è nulla che si perde come sapore, cioè solo un problema di attenzione. Il gusto, il palato rimane lo stesso, il sapore, la voglia dei veri gusti di una Artusi addirittura, eccetera, rimangono. Sì, anzi, Artusi è gusto, per quello scelto proprio lui, per far mangiare mio figlio sano e gustoso, ma senza glutine, cioè quello è l'importante. E poi insomma anche leggerlo, ci sono tutti i suoi aneddoti di vita vissuta, vera, fine 1800, inizio 1900, che sono di una simpatia allucinante, insomma. Per parafrasare, si potrebbe dire che mondo sarebbe senza glutine? Un bel mondo. Una sfida, un bel mondo, sì. Per me Artusi è stata una sfida, e se Artusi fosse stato celiaco, per lui la celiachia sarebbe stata una sfida come lo è stata per me. Vi invitiamo a leggere l'Artusi senza glutine di Margaret Evangelisti, 150 ricette selezionate, ma poi non sono così selezionate, sono abbastanza quotidiane e tradizionali. Sono quelle che più a casa mia facciamo sempre, insomma. Vuol dire che ci inviti tutti a provare? Ah, venite, non c'è problema. Vabbè, noi accettiamo prenotazioni, ovviamente dopo le feste, perché adesso saremo in troppi, e perché no? Aspetto. Però prima devo comprare il libro. Prima sì, esatto.